è una piccola strada situata di fronte allo stadio Gian Siro. Al numero 4 abita la famiglia Marangoni. Luigi, il direttore sanitario dell'ospedale policlinico di Milano, la moglie Vanna Bertelè e i figli Francesca, di 17 anni, e Matteo, di 15. Il 17 febbraio del 1981 è un martedì. Alle 8:20 Luigi Marangoni esce di casa, scende nel box, sale a bordo della sua Alfa Sud 1600 grigia e percorre la rampa di accesso. Sul marciapiede, fermi, vicino al portone del numero 4, ci sono tre uomini. In realtà è una donna camuffata. Poco più distante c'è una Fiat Ritmo bianca parcheggiata, a volante un quarto uomo. Sono terroristi, sono brigatisti rossi. Alle 8:29 il cancello del numero 4 si apre. Luigi Marangoni esce con la sua auto. Due dei tre uomini si muovono. Uno si avvicina al finestrino, estrae un fucile a canne mozze, spara. Luigi Marangoni è colpito al fianco e al collo. A pochi metri di distanza, in piazza Axum, sta transitando una Fiat Ritmo bianca, identica a quella dei brigatisti. A bordo due uomini, due poliziotti in borghese. Invertono la marcia e si mettono di traverso per bloccare la fuga dei brigatisti. L'auto dei terroristi rallenta. Tre brigatisti scendono al volo e sparano contro i poliziotti. Sono secondi drammatici. Via d'ogni occhio è attraversata dal fuoco incrociato di decine di proiettili. La portinaia del palazzo di fronte è ferita di striscio. Una pallottola colpisce la vetrina di una farmacia, un'altra sfiora l'edicolante. Un uomo vede la scena dalla finestra del suo bagno ed è colto da malore. Davanti al numero 4, Luigi Marangoni è riverso sul sedile del passeggero. Arriva l'ambulanza. Luigi Marangoni morirà dopo poco. Alle 9:50, alla redazione del Corriere dell'Informazione, giunge una telefonata anonima. Qui Brigate Rosse, colonna Walter Alasia, brigata Fabrizio Pelli. Abbiamo giustiziato noi Luigi Marangoni. Luigi Marangoni è l'ultima vittima uccisa dalle Brigate Rosse a Milano. L'omicidio Marangoni fu organizzato e fortemente voluto dal gruppo di brigatisti che orbitavano all'interno del Policlinico di Milano. Un gruppo violento e determinato che già in passato aveva preso di mira il personale dell'ospedale. Il 24 gennaio 1979, in via Appennini, feriscono alle gambe il capo infermiere Battista Perla. Il 22 dicembre 1979, tre brigatisti entrano nella sala infermieri del padiglione Ponti del Policlinico. All'interno ci sono due vice capi infermieri, Ferdinando Malaterra, 53 anni, e Nino Manfredini, 48 anni. I terroristi sparano e li colpiscono alle gambe. A metà degli anni 70, all'interno dell'ospedale, iniziano le prime pesanti contestazioni, che presto diventeranno veri e propri atti di sabotaggio. Letti lanciati fuori dalle finestre per ridurre il numero dei degenti, blocco delle mense dei dipendenti e dei pazienti. Di nascosto qualcuno stacca le spine dei frigoriferi, dove sono conservate le sacche contenenti il sangue da utilizzare per le trasfusioni. Luigi Marangoni, puntualmente, denuncia tutti questi atti e prende provvedimenti disciplinari. Per questo entra nel mirino dei terroristi. Iniziano le minacce, anche pesanti. Le minacce aumentano, ma Luigi Marangoni non teme per la sua vita. Al massimo pensa che gli spareranno alle gambe, lo gambizzeranno, come si diceva all'epoca. A casa non parla delle sue paure, solo un timido accenno con la moglie Vanna al termine di una settimana bianca trascorsa senza poter sciare per mancanza di neve. Peccato che non abbiamo sciato, chissà se il prossimo anno potrò farlo. Se dovessero gambizzarmi, credo che non potrò più sciare.